Non aveva autorizzazione a panificare, ma lo faceva da tempo, in barba a ogni più basilare regola di igiene. Così, quando i poliziotti e le volanti, insieme alla collaborazione della sezione nona della Polizia Municipale e i tecnici alimentari del Servizio Igiene Alimenti e Nutrienti dell'ASP, hanno ispezionato un panificio della zona sud, ad accoglierci c'erano i ratti e sporcizie nei locali dove venivano preparati e cotti pane e focacce. Se non bastasse, il titolare del locale, un 53enne, aveva collegato 4 cavi abusivi alla linea della rete elettrica, danneggiandone il materiale isolante. Il protagonista della vicenda, non nuovo a simili condotte, già nel 2014 era stato denunciato per fatti analoghi. Ieri i poliziotti e le volanti hanno effettuato un nuovo controllo presso l'esercizio commerciale, appurando, con l'ausilio di personale Elen, come l'uomo fosse riuscito ad abbattere i costi del consumo di luce, forno, cella frigo e luci del locale funzionante a pieno ritmo con un contatore disattivato. I poliziotti hanno quindi arrestato il titolare del panificio per furto di energia elettrica e danni della distribuzione su disposizione dell'autorità giudiziaria, lo hanno sottoposto ai domiciliari in attesa di rito per direttissima. Sono state inoltre elevate sanzioni pari circa 16.000 euro. Sempre ieri i poliziotti hanno poi effettuato dei controlli presso altre attività commerciali della zona sud della città, riscontrando anomalie e violazioni a quanto previsto dalla normativa ed elevando complessivamente sanzioni per oltre 23.000 euro.